Ultima udienza prima della pausa estiva in Corte d'Assise a Chieti per il processo sull'agguato sulla strada a Parco del 1 agosto del 2022. Sul banco dei testimoni ancora una volta il capo della mobile di Pescara Gianluca Di Frisca, lui il compito di relazionare sull'analisi dei cellulari dei protagonisti della vicenda. Tabulati, chat da telefonini intestati a stranieri residenti a Roma, ma comunque riconducibile ai personaggi coinvolti. Tutto passato al setaccio dagli esperti della mobile di Pescara per svelare il quadro di relazione e connessione tra le vittime, Walter Albi e Luca Cavallito, il presunto esecutore Cosimo Nobile, il presunto fiancheggiatore Maurizio Longo e soprattutto il presunto mandante Natale Ursino. C'era un rapporto stretto tra loro, tenuto insieme secondo quanto emerso da una serie di affari illeciti in comune. Non sono stati evidenziati contatti diretti tra Nobile e Albi, e più marginale apparsa da questi rilievi la figura di Maurizio Longo. Tuttavia nel complesso gli inquirenti sono riusciti ad accertare un certo legame tra loro che andrebbe a confermare l'ipotesi accusatoria messa in piedi dal pool dei magistrati composto dal procuratore capo di Pescara Giuseppe Bellelli e dal sostituto procuratore Andrea Di Giovanni. L'aspetto più importante che gli inquirenti sono riusciti a far emergere è tutto ciò che è accaduto tra il 30 luglio e il 1 agosto. Ci sarebbe stato un incontro a sorpresa al porto turistico tra Ursino, un'altra persona e Cavallito. Gli avrebbero riferito che si sarebbero nuovamente visti due giorni dopo per la consegna di orologi, oro e denaro per i due. La classica esca, secondo l'accusa, per far cadere nella trappola le due vittime che due giorni dopo alla bar del parco, al posto di Ursino, si sono ritrovati faccia a faccia con Cosimo Nobile, presunto esecutore dell'agguato. Intanto nella prossima udienza del 26 settembre prossimo dovrebbe esserci la fondamentale testimonianza di Luca Cavallito, teste chiave dell'accusa.